Buonasera a tutti, siamo in rubrica in Garibaldi 73. Oggi il nostro ospite è il professore musicista Antonio Giarletta. Buonasera, Buonasera, Antonio. buonasera, buonasera, bentrovati. Io voglio ringraziarti per questa visita perché hai trovato tempo e sei venuto da noi a chiacchierare. Io penso che il nostro dialogo sarà molto interessante e io non voglio perdere tempo, voglio farti subito la prima domanda. Magari racconteresti del legame fra te e la Georgia? Il mio legame con la Georgia è un legame, insomma, importante, ecco, nel termine che importante può avere come termine di tempo, perché io ho conosciuto la Georgia tramite mia moglie, già la conoscevo dagli studi, poi mi interessava moltissimo la zona geografica del Transcaucaso. Quindi l'avevo già studiata, conoscevo ad esempio la cultura, però non ero mai stato in Georgia. Poi, quando ho conosciuto mia moglie, lì è scoccato veramente un amore per mia moglie, ma anche per questo paese. Quindi, ed è una conoscenza antica perché nasce nel 2009. Quindi è dal 2009 che io intrattengo relazioni, direi, con la Georgia, ecco, e che ho cercato di corroborare negli anni, conoscendo sempre di più questo paese, il vostro paese, che è un paese sotto certi aspetti molto simile a quelle che sono le mie origini al 50%, quindi origini napoletane. La latitudine è la stessa, ci troviamo vicino al mare e anche i modi di fare, per riprendere quello che Montaigne diceva, no? A seconda della latitudine, il modo di fare di un popolo è confacente a determinate caratteristiche. Quindi il popolo napoletano, il popolo del meridione italiano, sotto certi aspetti ha grandissimi legami proprio culturali, di tradizione, di ospitalità, ecco, se vogliamo usare una delle parole chiave quando parliamo del popolo georgiano. E questo mi ha permesso di essere attratto da voi e attratto dalla vostra terra, che poi è una terra stupenda. Io ricordo la prima volta, il mio primo viaggio in Georgia del 2011. E ricordo di aver fatto tappa, tra l'altro, a Kiev e poi essere arrivato a Tbilisi. E ricordo questo viaggio con mio cognato per praticamente la maggior parte delle regioni georgiane. Vedere questo scenario geografico cambiare, la zona delle grandi battaglie, questa enorme pianura, poi si vedeva il Caucaso in fondo. Poi arrivi in una zona dove ci sono gole profondissime, boschi lussureggianti e verdeggianti. Poi arrivi lì dove invece c'è veramente, ecco, una terra stupenda. Quindi chi va in Georgia, lo dicevo anche in una delle mie puntate di Vellodoro, chi va in Georgia raramente si accontenta di un viaggio. Ne deve fare tanti. Io conosco, ho avuto modo di conoscere anche ultimamente diciamo, degli entusiasti della Georgia che sono andati una ventina di volte in Georgia per il piacere di incontrare, di conoscere, di sapere qualcosa di più. Ecco, quindi questo è il legame che mi lega alla vostra terra e sono veramente contentissimo di averla conosciuta in questo modo. A dire la verità, quando la studiavo sui libri, avevo l'impressione che ci fosse qualcosa di estremamente interessante, però poi vederla dal vivo è veramente tutta un'altra cosa. Quindi andiamo tutti in Georgia, ecco. Portiamo i nostri ragazzi delle scuole superiori non a Vienna, non a Londra, ma a Tbilisi, a Batumi, a Kutaisi, in tutti i posti. Facciamoli ubriacare a Telavi. No, questo no, però voglio dire, ecco, la Georgia sarebbe bella da conoscere tutta già dai primi anni di vita.
Ecco, concludendo tutto, mi viene da dire che è vero che tu avevi interesse verso la Georgia, verso il Caucaso, però l'amore che tu esprimi adesso credo che è dovuto alla tua moglie. Ah no, sicuramente, sicuramente sì, sicuramente, ma anche perché, ecco, il grande problema di chi si affaccia, a un mondo, perché è un mondo, realmente un mondo, cioè se noi prendiamo anche la storia della Georgia, la storia georgiana è un mondo conchiuso, anche il fatto che la cristianità sia autocefala. Ad esempio, in Georgia è incredibile. Al sud abbiamo l'Islam, a nord abbiamo un'ortodossia che è, sotto certi aspetti, totalmente diversa, se vogliamo. Abbiamo un patriarca diverso, abbiamo dei regimi diversi. È un mondo conchiuso. In che maniera cerchi di condividere i tuoi interessi verso la Georgia? Ma allora, i miei interessi sono vari. Io di estrazione sono un insegnante, insegno materie umanistiche, quindi storia, lettere, il latino, e questo mi spinge verso questa sfera della Georgia. Quindi amo studiare la storia in maniera molto approfondita, con oggi di conoscenza, però sono anche un musicista. Appunto, come sai, sono un contrabbassista, sono un compositore. E la musica poi mi ha permesso di viaggiare. Sono stato dappertutto, dall'America, conosco tutta l'Europa, ho fatto tante, tante tournée in giro, e questo mi ha permesso anche forse di avere una mente un po', come dire, un po' apolide. Ok, sono open-minded, come dicono in Inghilterra. Ho la testa abbastanza aperta per cogliere sempre. Con pochissima critica le cose belle che mi si parano davanti. Ricordo quando sono andato a fare dei concerti per l'UNESCO a Praga, ad esempio, nella bellissima Basilica di San Vito, c'era un organo centenario. Ricordo che alcuni coristi che dirigevo, era un bel coro a quattro voci, 80 persone. Abbiamo fatto una bella tournée per l'UNESCO, in giro tra la Francia e la Germania, siamo andati in Repubblica Ceca. E ricordo che avevo alcuni dei coristi che avevano una borsa con il tonno dentro, con la pasta, avevano il fornello. Ed erano molto straniti dal fatto che io invece non mi fossi portato neanche un pacchetto di cracker, perché dovevo mangiarmi la roba che trovavo. E non c'è niente di più bello che arrivare nella zona di Kutaisi, fermarsi e chiedere un Nasuki. Lì sulla strada non c'è niente di più bello Certo. che fermarsi lì. E poi c'è la ragazzina che ti dice: se ne prendi 6, paghi solo 5 lari. Allora tu magari ne prendi 10 e gli dai 20 lari, no? Voglio dire, glieli paghi il doppio, non, adesso gli dai di più perché ti rendi conto che alla fine è con poco che si vive anche in Georgia, spesso, soprattutto nelle zone interne, no? Ecco, quindi e con la musica, e la musica poi mi ha permesso di conoscere un'altra faccia della Georgia. Una faccia che, se vogliamo, è popolare, è folk. Ma se la andiamo a guardare con gli occhi del musicista che studia la musica, i nessi armonici, è un mondo interessantissimo. E quindi nel mio lavoro, nella mia professione da musicista, io ho cercato anche di creare un qualcosa che fosse nuovo. E quindi ho iniziato a studiare le canzoni georgiane, mi sono fatto consigliare da mia moglie, che mi ha impartito le prime lezioni, chi era il cantante più bravo, chi era quello che la canzone che gli piaceva, quali erano le canzoni tradizionali che sarebbero sicuramente piaciute alla diaspora che è in Italia. È certo, e qui magari potresti raccontare del tuo rapporto con l'Associazione Culturale Merani. Stavo arrivando proprio a quello, perché questo progetto mio, cioè di un cantante italiano che canta
canzoni italiane che piacciono ai georgiani, però canta le canzoni georgiane anche ai georgiani che sono in Italia e che non hanno magari la possibilità di sentire il cantante che viene dalla Georgia, perché è difficile organizzare. Si è sposato subito questo progetto mio personale con un progetto più ampio che era quello dell'Associazione Culturale Merani e che ci ha visto attori, no, Melli? Ci ha visto attori in svariatissime situazioni, situazioni di tipo religioso, situazioni di tipo culturale, situazioni anche semplicemente conviviali. Quindi, grazie all'unione dei nostri sforzi, abbiamo fatto tantissime attività che hanno unito anche, se vogliamo, possiamo dire, il gruppo dei georgiani, forse a volte slegato in una città come quella di Milano, ad esempio, mi viene in mente, con una realtà che poi era una realtà fatta di musica. Quindi mi sono trovato a fare l'animatore, a fare il cantante di canzoni georgiane per georgiani che si trovano in Italia. Ed è stato bellissimo perché ho scoperto poi di avere tanti, diciamo, tanti follower, potrei dire, anche in Georgia. E questo è stato molto bello perché poi quando sono tornato in Georgia mi è stato chiesto, ricordo ad esempio al ristorante Riviera, che è a Batumi, in una bella serata con musicisti stupendi che sono e che resteranno sempre nel mio cuore, comunque sia. Mi è stato chiesto di cantare, quindi abbiamo improvvisato Tbilisi, ad esempio. Bellissimi ricordi, Insomma, veramente. è veramente, ecco, come dire, sono cose incredibili che devo dire ho trovato in Georgia, forse ancora più che in Italia. Quindi oggi come oggi sono più contento di cantare per i georgiani che non di cantare magari per fare un piano bar per gli italiani, ecco. Quella cosa lì magari la eviterei, mentre se mi viene chiesto di fare un concerto per i miei amici georgiani, io faccio di tutto per poterlo fare. Per me veramente è emozionante ascoltare questo da te. Grazie. E la ringrazio per tutto quel lavoro che abbiamo fatto insieme con l'Associazione Culturale Merani, Sì, ma perché ricordo ad esempio, scusami se ti ho interrotto, ricordo ad esempio anche dei viaggi culturali. C'è stato un gruppo di professori che sono arrivati dalla Georgia qui in Italia e esatto. io lì ho fatto la guida turistica, no? E Sì. siamo andati a Venezia, siamo stati a Milano. Ed è stato molto bello perché ecco, l'Associazione Merani è diventato un momento, un legame, no? Il legame anche proprio con la Georgia. Abbiamo chiamato degli artisti dalla Georgia, grazie anche all'aiuto di alcuni amici georgiani che ci hanno supportato, comunque sia, ma sono Certo. degli artisti molto importanti con cui abbiamo cantato, ci siamo divertiti. Sì, abbiamo avuto pure questa opportunità e è giusto quello che ti ricordi. Ma io vorrei andare avanti dicendo che in effetti partendo dall'Associazione Culturale Merani abbiamo creato la Internet Televisione Merani TV. Cosa potresti parlare su collaborazione con la Merani TV? Eh sì, allora se io non avessi lavoro, se non avessi già 100.000 miei lavori, sicuramente avrei tantissimo da lavorare anche per Merani TV perché le idee sono vulcaniche, come un vulcano. È una televisione giovanissima che nasce unicamente con lo sforzo di poche persone che però ci mettono l'animo. E a me, quando è stato chiesto da voi di collaborare in qualche modo,
è piaciuta subito come progettazione. Prima di tutto il fatto che siate partiti subito con il telegiornale. Ora, la gente, io so che ci sono migliaia di persone in tutta Italia, e anche qualcuno dall'estero, che ascoltano il vostro telegiornale alle 9 di sera, ora italiana. Perché purtroppo quando hai una televisione internazionale devi anche dire allora italiana, no? Quindi, Esatto. e magari la gente non sa quanta fatica ci sia nel organizzare un palinsesto, nell'organizzare le notizie, nel recepire le notizie dalle agenzie prima che diventino vecchie. Quindi questo lavoro è un lavoro totalizzante. E il mio applauso per voi che lavorate, no? Ecco, Grazie, grazie. mi Veramente fa ammirazione. molto piacere questa conoscenza, quello che tu non hai bisogno di spiegare tutto quello che passiamo per tenere in piedi la nostra televisione. E tu hai detto questa rubrica informativa ogni sera alle 9, all'ora italiana. E c'è praticamente un 10-15 minuti di diretta, però ha bisogno di lavorare tantissimo ogni santo giorno, che la gente non potrebbe immaginare mai, e mi fa sentire bene che tu non hai bisogno che io ti spieghi che lavoro ci Vabbè, sta dietro. sì. Ma con noi è chiarissimo già per molti spettatori che tu lavori, hai tua rubrica. Un programma d'attore che è bellissima e io vorrei che tu parli un po' di questo. Sì, è nata l'idea di Vello d'Oro, il titolo è di Maya, mia moglie. E questa rubrica, appunto, come dire, il titolo racchiude un po' tutto. Vengono Questi mai copiati. documentari che fai in generale e di che cosa si parla? Allora, questi documentari parlano della Georgia dal punto di vista geografico, dal punto di vista storico e poi dal punto di vista della cultura, della tradizione. Certo, c'è da dire tantissimo. Quindi sto strutturando le puntate, oramai siamo a 5 puntate, mi sembra. Ho strutturato le puntate all'inizio facendo vedere un po' con le varie direzioni. Ho fatto una puntata sulla mitologia, un paio di puntate sulla storia, una puntata in cui ho parlato della geografia e una puntata in cui ho parlato del primo re della tradizione georgiana, Parnavas. Quindi, ecco, sono puntate che hanno un argomento molto ristretto. Il motivo per cui ho scelto di avere un argomento molto ristretto è per uscire fuori da quello che succede troppo spesso, cioè il continuare a divulgare sempre le stesse informazioni. Tanto ho letto alcuni passi del Cartlist Zovreba dal georgiano, facendomi Complimenti. aiutare. Facendomi magari aiutare, però leggo l'articolo di giornale perché amo talmente questa terra che quando ami una terra la prima cosa che devi fare è devi conoscere la lingua. È Ma sbagliato io dire. più o meno ho seguito la strada che tu hai passato studiando la lingua georgiana, e io voglio dirti i miei complimenti perché per una persona che lavora, ha più di un lavoro, ha la famiglia e comunque bisogna vivere, ci sono tanti problemi. Per l'amore, per la curiosità, ci sta dando l'animo per imparare una lingua che, cioè, è proprio straniera, non ha nessun legame con lingue europee. Io ho visto i tuoi sforzi, la tua buona volontà e non mi resta altro che dire complimenti, davvero. Sì, ma è una cosa bellissima conoscere cose nuove in generale. Aprire gli orizzonti è una cosa stupenda. Farlo per qualcosa che ti piace è ancora più bello. Per qualcosa che senti tuo, no? Ecco. Antonio, so che conosci la storia della Georgia molto bene e nella storia recente ci sono stati contenuti che
sono molto vicino al fatto che accade oggi in Ucraina. Sì, quando più o meno 10 giorni fa è iniziata questa terribile disavventura, usiamo un eufemismo, diversamente non potremmo fare perché è terribile, veramente c'è da non dormirci la notte, forse più per la rabbia che per altro. Mi è subito balenata alla mente la storia della Georgia nel 2008, una storia che era arrivata a quel punto da qualcosa che proveniva da prima. Quindi ho subito fatto un grande parallelismo, in effetti, fra quello che è stato della Georgia nel 2008 e quello che sta succedendo adesso in Ucraina. E sì, c'erano molti punti in comune che devono farci riflettere. Devono farci riflettere soprattutto alla luce di, ecco, fa tribuna politica qui o cercare una soluzione, purtroppo non siamo noi, ecco, che possiamo farlo. E mi fa pensare molto che si parli molto poco e in maniera molto semplice di quello che effettivamente è la storia di questi popoli, cioè la storia georgiana, la storia dell'Ucraina e la storia della Russia. Perché bisogna conoscere la storia, bisogna leggere i libri di storia e poi parlare. Perché abbiamo sentito anche pochissimi giorni fa Putin dire che il popolo ucraino e il popolo russo sono la stessa cosa. Così come ci sono delle implicazioni simili fra il popolo dell'Abkhazia, quello dell'Ossetia, no? I Esatto. russi che sono arrivati e hanno preso piede, poi. Ma allora, lasciamo stare tutta la politica del peace keeping della Russia che ha firmato con la NATO negli anni 90 per mantenere la pace nelle zone che erano calde, ma sappiamo bene che erano zone calde perché la Russia stessa foraggiava. Ok, ma non andando molto lontano, ricordiamoci Esatto. Stalin, questo è quello che ha fatto agli Ingusci, per intenderci. Certo. Ok, ecco. Se prendiamo la storia, ad esempio, della Georgia, solo un ignorante potrebbe dire che la Russia, che il territorio georgiano o quei territori, il territorio dell'Abkhazia appartiene alla Russia. La faccio semplice. Solo uno che non ha letto un libro di storia, ma della storia della scuola elementare, potrebbe dire questo, perché in Georgia sono 4 o 5 i re importanti, c'è Farnavaz, c'è la regina Tamara, ci sono i Bagrationi, re David, il Esatto. costruttore, ma il re che ha creato il regno moderno della Georgia, tutti lo sanno, ed era l'undicesimo secolo, è stato il re Bagrat III. Ora, il Certo. re Bagrat III era nipote, perché la mamma del re Bagrat III era figlia del re di Abkhazia. E da che mondo è mondo, il figlio prende possesso dei territori del padre. Quindi, se il re Bagrat III è il re della Georgia e ha unificato quella che una volta era la Colchide e Liberia e il regno di Kartli, allora è naturale che l'Abkhazia facesse parte di quello, perché addirittura l'Abkhazia è stata ceduta allo zio di Bagrat III che diventò il suo padrino. Quindi è stata una cessione data da uno zio materno del re Bagrat III, un certo Teodosio, che quindi ha praticamente decretato il fatto che quella regione fosse della Georgia. Ora, Putin cosa sta facendo? Si sta arrogando il diritto di dire:
che perché negli ultimi 200 anni ci sono state relazioni politiche importanti con alcuni territori, quei territori appartengono a lui. Ma in quei 300 anni in cui la Russia è stata, diciamo, molto vicina all'Ucraina, è stata molto vicina alla Georgia, ma nessuno si sarebbe sognato di accampare dei diritti su territori della Russia. Sì. Se oggi Putin dice che è il territorio che non appartiene più alla Russia perché è indipendente, appartiene invece alla Russia, basterebbe prendere un libro di storia e dire: attenzione, che prima di appartenere alla Russia apparteneva alla Georgia. Allora, due sono le cose: o andiamo in fondo nella storia, oppure prendiamo la storia contemporanea e teniamo questa storia per buona. Anche perché da quando Stalin era al potere a oggi sono stati fatti dei passi da gigante. E la caduta del muro di Berlino e la caduta dell'Unione Sovietica doveva naturalmente avvenire. Una prova fra tutte: 1948, l'ONU, ma chiamò anche la Russia. Ricordiamoci che 10 anni dopo arriverà Khrushchev. Firmano la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino. Sono 10 pagine di articoli. In uno di questi articoli, se non mi sbaglio, viene qualcosa più o meno così: ogni uomo ha diritto a vivere la sua libertà e tutte le libertà inserite in questo documento, perché deve essere protetto a livello nazionale e internazionale. Quindi, una delle regole e uno degli articoli della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino dice questo: un uomo è libero di muoversi sul globo, in tutte le nazioni, a suo piacere. È libero di muoversi e di prendere residenza in un altro luogo, secondo le proprie necessità. Ora, noi sappiamo bene, e Batumi era aveva questo grande problema. Sappiamo bene che a uno che viveva a Rostov poco gli interessava di andare in Turchia, ma uno che abitava a Batumi si vedeva tagliare le ali perché vedeva in fondo una costa turca e non poteva entrarci. E si arrovellava e si diceva: ma perché non posso entrare in Turchia? Perché non posso imparare l'inglese? Ancora di più il fatto è che quella costa turca in effetti era il territorio georgiano e in cui abitavano tantissimi parenti delle persone che sono rimasti in Georgia, nella parte della regione della Giaria che è rimasto in Georgia. Ed non era semplicemente una voglia di vedere una costa all'epoca, una costa turca, ma era un grandissimo desiderio di trovare e abbracciare i parenti e vietare tutto questo, era orribile. Sì, certo. Io, insomma, questo mio intervento è estemporaneo ed è fatto nella maniera più semplice possibile, Sì. più o meno per dare la mia idea, un modo e una lettura diversa delle cose. Sì, e mi ricollego all'Ucraina, no? E anche il modo in cui, volendo attualizzare oggi i fatti che stanno succedendo, avvengono anche per un'altra motivazione, che è una motivazione fatta a tavolino, cioè nell'idea leninista di un mondo fatto di Soviet. Questi Soviet furono disegnati proprio per dividere famiglie, dividere popoli. Quindi è un po' come se prendessimo la Lombardia e il Piemonte in Italia e al posto di dividerli, diciamo, verticalmente, tirassimo una linea obliqua e avessimo poi un pezzo di popolo lombardo in Piemonte, un pezzo di popolo piemontese in Lombardia, e poi nell'arco degli anni questi popoli parlano fra loro. Sappiamo che i popoli imparano altre lingue. È naturale che nel Donbass ci siano famiglie che sono russofone.
è naturale, ma non perché quelle famiglie erano russe. Bisogna dire che era vietato parlare ucraino. Cioè, le televisioni non dicono questo. Non dicono le televisioni che il regime comunista di Lenin e ancor più di Stalin, diciamola tutta, era un regime fatto sul terrore. E non era possibile parlare in ucraino, non era possibile dire le proprie idee, non era possibile stampare un giornale, non era possibile muoversi e andare in altre parti del mondo se non avevi un sacco di soldi, se non avevi conoscenze nei palazzi. E questo ha portato due cose: uno, a trovare il proprio mondo all'interno dell'Unione Sovietica. Quindi l'Unione Sovietica ti permetteva di muoverti con pochi copechi, ok? Di muoverti, andare a Mosca, tornare indietro. C'era gente che andava a vendere cose della campagna e poi tornava il giorno dopo a casa e faceva 5.000 chilometri in aereo pagando pochissimo. Oggi sarebbe impensabile. Ma dall'altro lato l'Unione Sovietica ti vietava tante cose. Quante, e sinceramente mi arrabbio molto, sentire la parola negoziato, perché negoziare significa dout des, dicevano i latini, ok? Io ti do un pezzo di pane, tu mi dai un pezzo di mozzarella e mangiamo pane e mozzarella tutti e due. Qui c'è poco da scambiare. Il problema è che la merce di scambio non è a metà. La merce di scambio è tutta dell'Ucraina. E sì, questa cosa qui è definita già. Ci sono dei patti, c'è un trattato, i patti di Minsk, la Russia è cofirmataria, ma ancora prima c'erano altri patti che sono stati siglati e la Russia ha preso parte a queste decisioni sotto un certo aspetto, anche se in effetti la Russia non è stata chiamata nel 91, alla fine dell'Unione Sovietica, sul tavolo delle trattative. Cosa che invece era stata fatta ad altri popoli, pensiamo ad esempio alla Francia quando aveva distrutto l'Europa con Napoleone, no? Ecco, eppure la Francia è stata chiamata, avevano costruito gli stati cuscinetto, però comunque hanno detto alla Francia: tu vieni, sii presente, prendi atto di quello che sta succedendo, perché sei un paese dell'Europa. Non possiamo, e questo è da Metternich, nel 1815, quindi stiamo parlando del 1815, ecco, qui non, la Russia non può essere chiamata in causa. Il problema è che c'è una guerra nucleare che può scoppiare da un momento all'altro, e in questi giorni... È una storia veramente triste, veramente che porta semplicemente soltanto il dispiacere, però la storia, che non è di oggi, non è di ieri, ma questa storia ha sempre stesso scenario e continua dai secoli e sta andando avanti, e noi speriamo come i georgiani, come ucraini, che una volta per tutti finirà. Bisogna fermare in qualche modo, perché nei giorni di oggi è una vergogna lottare così, con i carri armati, con i bombardamenti, è una vergogna lottare in questo modo. E in giorno di oggi le persone abbiamo sensazione, io mi sento, a parte di quello che sono cittadina georgiana, io mi sento essere cittadina della terra, sono terrestre, sono del mondo. Io ho sensazione che posso vivere dovunque, sono benvenuta dovunque, e la dimostrazione di questo c'è, perché io non vivo in Georgia, vivo in Italia ed sono benvenuta. Mi ha accolto l'Italia, mi ha dato tutto quello che avevo bisogno, alla mia volta cerco di dare.
E io penso che il mondo è abbastanza per tutti e c'è poco da dividere. Le guerre di oggi sono vergognose, non solo quello che c'è fra Russia e Ucraina, ma ogni guerra che succede al mondo trovo vergognoso. Sicuramente così. Sì, purtroppo così. Io non voglio finire con questo argomento così triste, così spiacevole. Vorrei farti domanda sui ulteriori progetti, che pensi fare verso la Georgia, insomma, della Georgia. Cosa potresti dire sui futuri progetti della Georgia? Questi progetti sono comunque molto collegati con i fatti che sono successi e che sono successi già da 2 anni, perché avevo parecchi progetti che sono sfumati a causa di questa pandemia che c'è stata, che speriamo adesso pian piano vada, ecco, a definirsi, a chiudersi, ok? Almeno a restringersi e quindi ci permetta di vivere una vita fatta anche di viaggi, fatta anche di movimenti fra i paesi con più tranquillità. E poi questa guerra che non sappiamo quando ci permetterà di essere sereni, anche perché c'è sempre la paura dietro l'angolo. Lo sta facendo in Ucraina, potrebbe bussare anche a sud, potrebbe andare anche verso la Georgia. E Certo. questa è una cosa che è stata anche detta. I progetti che ho, però sono abbastanza. E tutto sto studiando moltissimo, sto studiando tantissimo la lingua georgiana, perché come dicevo la parlo, mi sono impegnato molto. Parlare la lingua georgiana significa fermarsi e decidere di dedicare tutto il proprio tempo libero allo studio di qualcosa che potrebbe essere simile al marziano. Almeno per un parlante lingua indoeuropea neolatina, è una lingua che non ha oggi il cartvelico moderno, cioè il georgiano, non ha nulla in contatto con quello che è ciò che proviene dall'indoeuropeo. Come progetto, sicuramente ho quello di terminare le puntate di livello 1. Ci vorrà un bel po' perché di argomenti Ne sono. da trattare ce ne sono veramente molti. E poi ho una serie di progetti musicali, di cui però non spoilerò nulla, e che mi vedranno sia in Italia che in Georgia fare delle cose interessanti. Ecco, quindi aspettiamo delle sorprese. Di questo non ne parliamo, sì, aspettiamoci delle sorprese. Ecco. Antonio, parlare con te è un immenso piacere, piacere per me, anche perché tu racconti la storia della Georgia che si vede molto bene, che hai studiato, che sai in modo profondo ed è un piacere pensare che un domani avrai dei allievi a cui potrai condividere. E qui ci saranno le persone di più ogni volta che sapranno la Georgia, dov'è, cos'è, che storia ha e che noi non siamo russi o gli ucraini o altri paesi non sono russi. Ed è dietro di questi nomi, di questi stati, ci sono i valori non da perdere, non da disprezzare. Tutto questo mi fa sentire molto bene. Ed io apprezzo tantissimo la tua voglia di sapere di più e di più della storia di questi paesi. Purtroppo il nostro tempo stringe ed io spero proprio che le tue diverse puntate, che andranno in Merani TV saranno pieno di queste informazioni che la gente deve sapere. Io la ringrazio di cuore per questo incontro e
Spero di rivederci nei diversi occasioni in avanti e ai nostri telespettatori ricordo che il nostro ospite era professore musicista Antonio Giarletta. La ringrazio di cuore. Grazie a voi.